stato approvato un bilancio che a Marosana ha spiegato bene il lavoro fatto in questi anni, un lavoro di risanamento che ci porta oggi ad avere un accantonamento di quasi 1 milione di euro di disponibilità finanziaria. Abbiamo ridotto l'indebitamento, abbiamo ridotto le spese di funzionamento, abbiamo fatto in modo che il Comune potesse oggi godere di un bilancio sano nell'interesse dei cittadini. Un lavoro faticoso fatto in questi anni che naturalmente ci ha concesso anche di raggiungere dei bei risultati, come quello di aver portato oggi il piano triennale delle opere pubbliche con una nuova opera appena finanziata, che è la demolizione e la ricostruzione della scuola media Giovanni Ferrari di Via Crispi. Ecco, questo è il buon lavoro, queste sono le cose che si sentono e che i cittadini vorrebbero sentire e intorno alle quali dovremmo essere tutti coesi. Il regolamento del demanio è stato approvato conformemente a quanto stabilito all'unanimità, accogliendo anche la richiesta del consigliere Congiusti e del delegato del SIB Piero Giannetti, che prevedeva un aumento. Una bella giornata, ci aspettavamo anche di trovare la loro disponibilità sulla nomina del CDA del Buon Pastore. Ecco, in merito del Consiglio Comunale come ha proceduto? Ha proceduto ad approvare il regolamento così come era stato licenziato l'altra volta e a nominare i 3 componenti. Abbiamo dovuto farlo necessariamente noi da soli con la nomina di 3 persone che rappresentano bene questa città e che possono prendersi carico di questa grossa responsabilità, che è quella di fare in modo che l'istituzione Buon Pastore continui a fare il suo lavoro come ha fatto in tutti questi anni. Un lavoro che avevamo condiviso con il consigliere Gentili e che è venuto a mancare nel momento più importante, che era quella dell'individuazione delle persone. Abbiamo individuato Rossella Cesarini perché ci sembrava giusto dare un riconoscimento alla famiglia Cesarini e poi 2 persone che in questi anni hanno dimostrato di voler bene a questa città, da una parte il professor Biagio Limongi e dall'altra parte Giuseppe Ladaga, che ha sicuramente dimostrato e vogliono dimostrare tutti insieme, noi speriamo, di fare il bene di questo importante presidio sociale, culturale e anche di memoria storica di questa città.